Quello accanto facciamo invece AstraZeneca, quindi qua Pfizer in Moderna di la pulla struttura che protezione. Quante postazioni avete? Noi 52, abbiamo 52 postazioni. 26. Stiamo lavorando meno perché però gente, come diceva, questo il posto si congestiona molto. Cioè noi vestiamo il palazzetto dello sport, voi potreste bilanciare un po' di risorse di là? Potremmo dividere i gruppi certamente in due della città, tutto immaginando no. Però chiaramente non è che questo è entrato nella però noi creiamo assembramento, cioè noi dobbiamo uscire dalle logiche tribali, se usciamo dalle logiche tribali, chi è che sta stanno somministrando, di questo sono contento. Quello che voglio dire è questo: la moto, lì deve spendere. La Sicilia sta facendo 20.000 vaccinazioni giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale. È chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno ai 50.000. Per fare questo bisogna trovare nuovi hub vaccinali, nuovi punti di vaccinazione. Voi sapete che c'è nel piano una strategia che prevede la capillarizzazione per andare a trovare e vaccinare nelle zone più impervie o compartimentate i grandi hub in città come Messina. Abbiamo condiviso con il prefetto, con il sindaco, con le autorità sanitarie locali la possibilità di ampliare l'offerta, perché come vedete questo posto è stato un grandissimo sforzo, ma 52 postazioni vaccinali in un'area così congestionata possono portare, già li portano, ma potrebbero portare in futuro, quando si aprirà anche la stagione turistica, dei problemi proprio fisici di posto. E allora cosa abbiamo fatto? Velocemente, anche in questo devo ringraziare la Protezione Civile e portarvi il saluto anche del Capo Dipartimento Fabrizio Curcio. Cioè cosa fare? Vestire dal punto di vista logistico e con assetti sanitari un altro posto che abbiamo individuato nel palazzetto Rescifine, che è vicino la tangenziale, l'uscita allo svincolo autostradale, c'ha spazi, il sindaco gentilmente ha messo a disposizione per la propria città ovviamente, e noi lo vestiremo in tempi brevi e l'obiettivo è dopo Pasqua renderlo fruibile alla cittadinanza. Questo sarà uno sforzo corale che farà la Protezione Civile, la città, l'azienda sanitaria provinciale, la regione, la difesa, che concorrerà a mettere in campo la parte logistica, coordinato dal governo che qui abbiamo, e la ringrazio, la signora prefetto di Messina, e questo è l'obiettivo. Quindi cose pratiche, migliorare insieme, si può fare. Io ho detto dobbiamo cercare la concordia, ciò che unisce per migliorare. Nessuno deve dire ah, ma io mi sento defraudato perché questo era il miglior posto del mondo. Questo è stato l'inizio ottimale, adesso si deve fare di più per meglio. Commissario, le dosi, quante ne arriveranno? Che calendario c'è? Allora, il calendario, oggi abbiamo
sul piatto 11 milioni di dosi, ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento. Abbiamo superato delle ottime percentuali, l'altro ieri 245.000, ieri dati da consolidare 237.000, ma probabilmente risupereremo i 240.000, quindi siamo allineati al piano. Arriveranno nella settimana 29 marzo 3 aprile, perché noi il trimestre finisce in quella settimana, oltre 1 milione di dosi Pfizer, oltre 500.000 dosi Moderna e oltre 1.300.000 AstraZeneca. E questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi, commissario, che ci permettono appunto di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire. Commissario, permane una disparità tra le regioni? Non esiste alcuna disparità tra le regioni.